Era il 1983. Fu quello l'anno in cui venne isolato il virus responsabile dell'AIDS, l'HIV. L'impresa riuscì a Luc Montagnier, che guidava un gruppo di scienziati dell'Istituto Pasteur. Simon Wayne Hobson faceva parte di quel gruppo. When this first came... Fin dall'inizio fu chiaro che servivano spiegazioni nuove per questa bomba precipitata da nulla. In realtà nessuno sapeva niente dell'AIDS. All'epoca non si conosceva nel mondo animale nessun cugino, se così posso dire, di questo tipo di virus. Eppure questo cugino esisteva e fu scoperto nel 1989 in un animale molto simile all'uomo, lo scimpanzé. Venne denominato SIV, virus dell'immunodeficienza della scimmia, per analogia col nostro virus, quello dell'immunodeficienza umana. La loro somiglianza è tale che l'SIV viene considerato il progenitore del virus dell'AIDS. È nello scimpanzé che troviamo il progenitore del virus HIV. Tutti sono d'accordo su questo punto. Si può discutere sul quando, sul come e sul perché è stato trasmesso all'uomo, ma tutti concordano sullo scimpanzé. Quando? Penso che ci sia unanimità sul XX secolo. Dove? L'epicentro per l'uomo si situa nel nord-est dello Zaire e in Uganda. È da lì che è partita l'epidemia. Negli anni 50 questa regione apparteneva al Congo belga. Del tutto casualmente, nel 1959, un ricercatore americano e un medico belga, il professor Van de Pitte, raccolsero proprio qui dei campioni di sangue. 2000 fiale che vennero analizzate quasi 30 anni dopo. Orgia. Ci fu un laboratorio che scoprì un campione sieropositivo. Questo risultato venne poi confermato da altri laboratori. Credo che nella letteratura scientifica si consideri questo il primo campione di sangue sieropositivo antecedente l'era dell'AIDS. Fu classificato con la sigla L70. L stava per Leopoldville. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo la data, 1959. Conosciamo il luogo, Leopoldville, ex capitale del Congo belga, che oggi si chiama Kinshasa. La prima traccia dell'AIDS è stata dunque ritrovata nel cuore dell'Africa, 20 anni prima, forse anche qualcuno in più, dell'apparizione dell'epidemia in America. E come avete sentito, la comunità scientifica è unanime nel sostenere che il virus dell'HIV sia stato trasmesso all'uomo dagli scimpanzé. Ma come ha fatto a passare dalle scimmie all'uomo un virus che si trasmette solo attraverso rapporti sessuali e scambio di siringhe infette? Cosa ridete? Pervertiti! Esiste una spiegazione più semplice. In molte regioni d'Africa le scimmie si mangiano. Dunque potrebbe essere successo che l'ingestione di carne non sufficientemente cotta, oppure un morso al momento della cattura, o molto più semplicemente questo. Potrebbe essere successo che al momento di macellare la carne qualcuno potrebbe essersi tagliato, permettendo così al sangue della scimmia di entrare in contatto con il sangue umano. Questa è la teoria del trasferimento naturale, accettata dalla maggior parte della comunità scientifica. È plausibile. Ma ha un punto debole. Perché adesso? Le scimmie in Africa si mangiano dalla notte dei tempi. Perché non ci sono state altre epidemie di AIDS prima degli anni Ottanta? Esiste un'altra teoria, ben più inquietante. Ma per raccontarvela partiamo da una sigla. SV40. L'SV40 è un virus delle scimmie. Ora, qualcuno sostiene che questo virus sia cancerogeno. Sicuramente lo è nei criceti. Quando vengono iniettati con questo virus, gli si sviluppa il cancro. Sì, ma noi che cosa ce ne importa? Voglio dire, poveri criceti, povere scimmie, ma noi umani che cosa ce ne importa? Beh, qualche cosa dovrebbe importarci.
visto che la maggior parte dei vaccini antipolio somministrati fra il 1954 e il 1963 erano contaminati con questo virus delle scimmie. Dunque è importante sapere se questo virus è cancerogeno o no. Ma torniamo all'AIDS. L'AIDS è provocata da un virus, l'HIV. L'HIV è un virus delle scimmie. Non è che l'HIV come l'SV40 è passato dalle scimmie all'uomo attraverso vaccini antipolio? Ma attenzione, vi rendete conto di che cosa significa quello che stiamo dicendo? È un'ipotesi terrificante. Cerchiamo di essere più chiari. Si sta dicendo che la lotta alla poliomielite, una delle grandi conquiste della medicina moderna, potrebbe, e sottolineiamo il condizionale, potrebbe essere all'origine della più grande tragedia sanitaria dell'età contemporanea, l'AIDS appunto. È una tesi sconvolgente, inquietante. E allora analizziamola meglio questa tesi, ritornando proprio ai primi anni della lotta alla poliomielite. La poliomielite è l'infiammazione del midollo spinale, provocata appunto dal virus della polio. Un'infiammazione che può portare alla paralisi degli arti, ma che può anche uccidere. Succede ad esempio quando il virus interrompe il collegamento tra il midollo e il muscolo del diaframma e allora si muore soffocati. Mai sentito parlare di poliomielite? No. Eppure tutti voi siete stati vaccinati contro il virus della polio. La poliomielite era l'incubo dei nostri nonni. Qualche ricordo. Tutti voi sicuramente conoscete Heidi? Sì. Ok, Heidi aveva un'amica. Come si chiamava l'amica di Heidi? Clara. Clara, Claretta. Che problema aveva Claretta? Era paralizzata su una sedia a rotelle. E perché? A causa della polio. Altro esempio. Un altro film. Forrest Gump. L'avete visto? Forrest aveva all'inizio del film una struttura metallica intorno alle gambe. Un sostegno perché colpito dalla polio. Altro esempio, un altro film ancora, film di guerra, Pearl Harbor, l'avete visto sicuramente, no? A un certo punto, in quel film, il presidente degli Stati Uniti si alza a fatica e dice «Non dite a me che non può essere fatto!» Quel presidente, Franklin Delano Roosevelt, forse il più grande presidente della storia degli Stati Uniti, l'unico eletto per ben 4 volte, da giovane era stato colpito dalla polio. È vero, Franklin Delano Roosevelt e la lotta alla poliomielite era anche una delle sue priorità politiche. E questi, ne avete mai sentito parlare? I polmoni d'acciaio. Quei grossi cilindri metallici in cui si infilavano dentro le persone e che comprimevano e decomprimevano l'aria per fare quello che il diaframma non era più in grado di fare. Una vita chiusi dentro un cilindro. Ma questo non accadeva nel Medioevo, ma 40 anni fa. Per indagare sull'origine dell'AIDS, torniamo agli anni della polio. È il 1958. L'America si riprende timidamente da un flagello che l'ha perseguitata da oltre 50 anni, la poliomielite. Questa malattia, fino ad allora incurabile, paralizza e uccide, soprattutto i bambini. $90 milioni di americani vengono vaccinati nel corso di una delle più grandi campagne di vaccinazione mai organizzate prima d'allora. Il vaccino antipolio è uno dei più grandi successi della storia della medicina e il suo inventore, Jonas Salk, diventa un eroe. $464 milioni di americani e tantissime altre persone nel mondo beneficeranno della sua scoperta. Sono molto, molto contento. Ma il vaccino antipolio ha una particolarità. È il primo ad essere prodotto utilizzando organi di scimmia. La domanda crescente di vaccini dà vita a un nuovo curioso commercio di massa, il commercio delle scimmie. Gli animali vengono utilizzati sia come cavie, sia come materia prima per produrre il vaccino antipolio. In America approdano interi bastimenti carichi di macachi provenienti dall'India e dalle Filippine.
Questo è il vaccino antipolio sviluppato da Jonas Salk. Che cosa c'è qui dentro? Il virus della polio. Morto, neutralizzato. Come funziona? Beh, prendo il virus della polio, lo uccido, o meglio lo inattivo con la formalina, dopodiché lo inietto in modo da stimolare il sistema immunitario a sviluppare anticorpi. Ok. Ma che cosa c'entrano i vaccini antipolio con le scimmie? Se devo vaccinare la popolazione di un'intera nazione, ho bisogno di milioni di dosi, migliaia di litri di vaccino. Devo trovare il sistema per produrre su scala industriale il vaccino antipolio. Devo trovare un tessuto su cui il virus della polio si possa riprodurre. Dove si riproduce? Si riproduce bene nella spina dorsale umana. Metti tu a disposizione la tua? Chiaramente, non potendo utilizzare tessuto umano, si utilizzano scimmie, per la loro somiglianza genetica con noi. Ma presto si scopre che meglio che la spina dorsale funzionano i reni, reni di scimmia. Come si fa? Beh, si prende una scimmia, la si apre, si tira via il fegato e si vanno a prendere quei due fagioloni che sono qua dietro, i reni. Li tagliuzzo sottili, sottili, sottili e li metto in un recipiente con una sostanza nutriente. Dopodiché ci aggiungo un pochettino del virus e aspetto. Dopo alcuni giorni filtro il tutto per togliere le cellule di scimmia ed eventuali batteri che sono rimasti e mi rimane una specie di acquetta piena di virus. Il gioco è fatto. Una specie di moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma esiste un pericolo con questo procedimento. I clandestini. La contaminazione del vaccino con un virus delle scimmie. Mi spiego. Se le scimmie sono infette con un virus, questo non verrebbe fermato dal filtro, perché se passa il virus della polio, passa anche lui. Dunque è pericoloso utilizzare reni di scimmie. I ricercatori sono sempre stati al corrente di questo pericolo e hanno cercato di prendere provvedimenti per evitare che questi virus, virus clandestini, potessero contaminare il vaccino. Ma ci fu almeno un virus che sfuggì a tutti i controlli, già lo conoscete. È l'SV40, un virus delle scimmie asiatiche. Ebbene, nel 1960, nel pieno delle campagne di vaccinazione, si scopre che le scimmie utilizzate nella produzione del vaccino antipolio sono naturalmente infette con un virus che dai primi test risulta provocare il cancro nei criceti. E cosa è successo? Panico! Si era trasmesso a milioni di persone un virus delle scimmie potenzialmente cancerogeno. Non vi sto raccontando storie, il caso dell'SV40 è contemplato in qualsiasi corso serio di medicina. Fortuna vuole che l'SV40 nell'uomo non faccia nulla. Pura fortuna. Ci sono degli studi moderni che riaprono il caso perché sembrerebbe che l'SV40 faccia almeno da comprimario nell'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Ma questa è un'altra storia. We should have stopped using monkey kidney tissues. A mio avviso avremmo dovuto smettere già dal 1960 di utilizzare i reni di scimmia per produrre vaccini e invece abbiamo continuato. Di fatto a deciderlo sono state le industrie farmaceutiche. Avevano già messo a punto attrezzature e procedure. Sarebbe stato troppo costoso per loro modificare tutto. Quello che mi fa infuriare è che pur avendo oggi, grazie alla genetica,
La possibilità di produrre i vaccini antipolio partendo da proteine di sintesi, non se ne fa niente. Si continuano a usare i tessuti di scimmia per vaccinare i bambini. Ma avete sentito? Per un non addetto ai lavori, quello che è stato detto è qualcosa di impensabile. Si è detto in sostanza che nonostante i dubbi, ancora oggi si continua a produrre il vaccino antipolio utilizzando reni di scimmie. Sembra incredibile. Certo, va detto che i meccanismi di controllo oggi sono più sicuri, ma il sistema di produzione essenzialmente è rimasto quello di 50 anni fa. E allora torniamo a 50 anni fa. Dicevamo che Salk sperimenta il suo vaccino in America. Quindi le campagne antipolio non avrebbero niente a che vedere con le origini dell'AIDS, che, ve lo ricordate, lo avevamo detto, no? Le abbiamo individuate in Africa, in Congo. Così dovrebbe essere, a meno che qualcun altro non sperimenti prodotti contro la poliomielite proprio in Africa. E in effetti Salk non è solo in quegli anni a testare i vaccini antipolio. C'è un altro personaggio che entra in scena in questa vicenda che sembra assomigliare sempre di più a un film giallo piuttosto che a una storia vera, quale in realtà è. Quell'uomo è Hilary Koprowski. Koprowski è un uomo ricco e potente, pioniere della ricerca sulla febbre gialla, la rabbia e la poliomielite. È pure un oncologo e un esperto da AIDS. Negli anni della polio, Hilary Koprowski, di origine polacca, era un giovane ricercatore brillante e ambizioso, che voleva ad ogni costo farsi un nome nel suo nuovo paese d'adozione, gli Stati Uniti. Nel 1950, all'insaputa di tutti, sperimenta segretamente il suo primo vaccino antipolio su 20 bambini handicappati di un istituto nello stato di New York. Non era raro all'epoca utilizzare esseri umani come cavie, ma questa volta l'esperimento, anche se coronato da pieno successo, non passa inosservato. Koprowski subisce sanzioni e si vede rifiutare tutti i finanziamenti statali. Le autorità decidono di puntare sul più classico vaccino di Jonas Salk. Koprowski non ci sta, reagisce e si rivolge al settore privato, quello delle industrie farmaceutiche. Continua con le sue ricerche e tra il 1952 e il 1955 sperimenta diverse versioni del suo vaccino orale antipolio su piccoli gruppi di persone in diverse cittadine degli Stati Uniti. Un tragico avvenimento lo favorirà. Il 23 aprile del 1955, 260 bambini vaccinati da Salk si ammalano. Ne muoiono 11. L'inchiesta mostrerà che parte dei vaccini provenienti dal laboratorio Cutter erano difettosi. La fiducia nel vaccino Salk vacilla e Koprowski ha la strada spianata per imporsi. Ma non è più solo. Un altro gigante della scienza annuncia la sua intenzione di sviluppare un vaccino antipolio. Si chiama Albert Sabin. Tra i due ricercatori la sfida è lanciata e sarà un duello senza esclusione di colpi. Per vincere la sfida bisogna dimostrare l'affidabilità del vaccino e per farlo bisogna poterlo testare. Bisogna avere a disposizione un numero enorme di persone non ancora immunizzate contro la polio, come ormai lo è già la popolazione americana. Bisogna cercare altrove. Sabin firma un accordo segreto con il suo paese natale, l'Unione Sovietica. Vaccinerà oltre 6 milioni di persone in Lettonia, Estonia e Kazakhstan. Koprowski invece sceglie l'Africa e un paese in piena espansione, il Congo belga, gioiello dell'impero coloniale di Re Leopoldo. Con le sue miniere di diamanti e soprattutto con l'uranio, il Congo rientra negli accordi commerciali tra l'America e il Belgio. Ma è in primo luogo un paese la cui infrastruttura sanitaria è tra le meglio organizzate e più moderne del continente africano. Condizione ideale per organizzare una sperimentazione su larga scala del vaccino orale antipolio. Return
In Congo è ritornata la calma politica dopo i recenti disordini. Leopoldville si impegna senza tregua nella lotta contro la paralisi infantile. Gli ospedali sono pieni zeppi di madri con i loro figli, ai quali sarà somministrato per via orale un nuovo vaccino contro questo flagello che colpisce i più giovani. Si tratta di una preparazione a base di un virus attivo messo a punto negli Stati Uniti dal dottor Hilary Koprowski di Filadelfia. A differenza del famoso vaccino Salk, questo non si inietta. E a giudicare dalla facilità con la quale i bambini lo accettano, deve anche essere buono. Hilary Koprowski è andato in Congo. Ha preso delle persone che avevano subito abusi e maltrattamenti e che da quasi un secolo, se mi consentite di dire così, erano vittime dell'espansione coloniale. Lui si è servito di loro. Non credo proprio che all'epoca qualcuno si sia preoccupato dell'aspetto etico di questa faccenda. L'occasione si era presentata, l'operazione era legale e autorizzata dal governo belga. Sono andati là, hanno fatto il loro lavoro. Punto e basta. Senza tante storie. No big deal. Sabin e Koprowski sperimentano il loro vaccino nello stesso periodo. Nessun caso di AIDS si registra in Russia. In Congo, invece, i primi casi cominciano ad apparire un anno dopo le campagne di vaccinazione. Una pura coincidenza? Oppure nel vaccino di Koprowski c'era qualcosa di anomalo? A dire il vero, che il vaccino di Koprowski, denominato Chat, avesse qualche problema, lo aveva già scoperto nel 1958 proprio Albert Sabin. Dopo averlo analizzato, lo aveva trovato instabile e soprattutto contaminato da un virus sconosciuto. Sabin informa Koprowski. La risposta di quest'ultimo non si fa attendere. Mio caro Albert, ho letto con attenzione la sua sorprendente lettera del 17 novembre scorso, come pure gli allegati, ancora più sorprendenti. Cerco di mettermi al suo posto, eppure non mi vedo un solo istante nel ruolo di chi rigetta con disinvoltura 10 anni di lavoro di un altro ricercatore, sulla base di un'idea vaga e del tutto infondata. Sabin, per tutta risposta, rende pubblica la notizia. E così nel giugno del 1960 è il suo vaccino, considerato più affidabile, a venir scelto per sostituire quello di Salk. Koprowski ha perso la gara. Ma, ironia della storia, nemmeno il vaccino di Sabin era perfetto. Come quello di Salk, era anch'esso contaminato dal virus SV40 delle scimmie. A questo punto però fermiamoci un attimo, cerchiamo di riordinare tutti gli elementi di questa vicenda. Primo, il luogo in cui avvengono le vaccinazioni antipolio in Africa corrisponde esattamente a quello da cui parte l'epidemia di AIDS. Secondo, il primo sangue al mondo risultato positivo al test HIV risale al 1959. È stato prelevato a Kinshasa proprio nel periodo delle vaccinazioni di Koprowski in Africa. Terzo, esiste un precedente. È già successo che un virus, l'SV40 appunto, sia passato dalle scimmie all'uomo attraverso vaccini antipolio. Non solo, lo stesso Sabin, conosciuto da tutti per la sua precisione, afferma che il vaccino di Koprowski è contaminato da un virus conosciuto. Insomma, da giornalista direi che ce n'è quanto basta per indagare, per proporre pubblicamente il dibattito sulle origini dell'AIDS. E in effetti c'è qualcuno che decide di occuparsi del caso. Si chiama Tom Curtis, un giornalista appunto, un giornalista indipendente, che conosceremo tra l'altro molto meglio tra poco. E che cosa fa Curtis prima di scrivere il suo articolo? Come ogni giornalista che si rispetti, verifica le fonti. Si rivolge insomma ai diretti interessati. Incontra Sabin, Salk, un responsabile dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute,
e anche lo stesso Koprowski. E sorpresa, tutti gli rispondono che indagare sulle origini dell'AIDS non è importante. Siete d'accordo con loro? Ritenete anche voi che non sia importante conoscere qual è l'origine dell'AIDS? No. Beh, forse il loro ragionamento è dire: ormai c'è, poco importa come è arrivata, bisogna trovare una soluzione. Però si potrebbe rispondere che magari conoscere come è iniziata l'epidemia di AIDS potrebbe fornire suggerimenti per una cura o per la prevenzione. Ma a parte questa ragione pratica, in una società matura, se accade una tragedia, non solo ci si chiede e si soccorrono le vittime, ma ci si chiede qual è la causa per evitare che tragedie simili si possano ripetere, no? Ma a parte queste ragioni pratiche, non credete che la causa della morte di 28 milioni di persone necessiti di una spiegazione? Io sono cresciuto con l'idea che la scienza potesse interrogarsi su tutto. Ci chiediamo se c'è acqua su Marte, se esiste l'antimateria, studiamo le ere glaciali, studiamo le poesie del 300. Perché non si può ritenere importante indagare su come ha fatto un virus a passare dalle scimmie all'uomo e a provocare la morte di milioni di persone? Lo so, messa così magari sembra una questione di priorità, e chiaramente la ricerca sull'origine passa in secondo piano rispetto alla ricerca di una cura contro l'AIDS. Ma come lo confrontiamo con campi di ricerca costosissimi come la fisica quantistica? Oppure la ragione è un'altra. Forse è che la gente, la massa, voi, io, siamo ritenuti troppo stupidi per capire un tema così complesso. Non abbiamo le conoscenze e potremmo giungere a conclusioni affrettate e sbagliate. La scienza è uno schifo, le vaccinazioni sono un male. Ma perché non possiamo essere considerati come persone capaci di intendere, di riflettere, di decidere liberamente? Io credo che le cose, quando vengono spiegate con calma e chiarezza, si capiscono. Costa magari un po' di più spiegarle bene, però alla fine ne guadagnano tutti. Chissà, forse è questo che ha pensato Tom Curtis, un giornalista americano, che ha raccolto il tutto in un articolo e l'ha pubblicato nel marzo del 1992. Sì, lo so, non si dice Curtis, si dice Curtis, ma a me piace Curtis, come un nobile napoletano. L'origine dell'AIDS, una nuova sorprendente teoria, prova a rispondere alla domanda: fu un atto di Dio o un atto dell'uomo? E dove pubblica Tom Curtis? Su Rolling Stone! Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Un giorno un militante della lotta anti-AIDS mi spedì dalla California dei ritagli di giornali, dicendo che si trattava di informazioni clamorose che potevano interessare un giornalista impegnato. C'era scritto che si poteva ben continuare a parlare di riti tribali bizzarri ed altre possibili ipotesi per spiegare l'origine dell'AIDS, ma che un fatto era comprovato. E cioè che un virus della scimmia, SV40, era stato trasmesso a milioni di persone in tutto il mondo. Questo lasciava supporre che un fenomeno simile poteva essersi prodotto anche con l'AIDS. Questa rivelazione ebbe l'effetto di una bomba. La comunità scientifica si è improvvisamente sentita minacciata. Se un giornalista comincia a pubblicare degli articoli nella rivista Rolling Stones, Dio mio, che insulto alla nostra dignità. Gli scienziati erano molto preoccupati, soprattutto perché l'autore degli articoli era un giornalista professionista, e temevano che la gente non avrebbe più fatto vaccinare i propri figli contro la polio. E così il caso esplode. La teoria sulle origini dell'AIDS diventa pubblica e, fatto insolito, a parlarne non è una rivista scientifica, come sarebbe logico, ma Rolling Stones, appunto, un giornale di musica rock. A questo punto, però, il mondo scientifico non può non reagire
ed è in particolare una rivista specializzata a occuparsi del caso. Non una qualunque, una delle più prestigiose al mondo, Science. Dibattito sull'origine dell'AIDS. Rolling Stone dice la sua. Dunque, secondo Science, l'articolo di Curtis è una pura speculazione. A questo punto, su un tema scientifico, a chi credete? A Rolling Stone, una rivista di musica rock? O a Science, una delle più prestigiose riviste di scienza al mondo? No. Provate a pensare con la vostra testa e leggete l'articolo. Nessuno degli argomenti scritti nella rivista Science confuta veramente la teoria. Curtis non ci sta e scrive a Science per evidenziare che l'articolo di Science non confuta la teoria e ribadire la sua posizione. Science pubblica la lettera di Curtis a maggio. Subito dopo interviene Hilary Koprowski in persona. Come scienziato, non intendevo replicare a Tom Curtis quando ha presentato la sua ipotesi sull'origine dell'AIDS su Rolling Stone. La pubblicazione della sua lettera su Science, però, trasferisce il dibattito dalla stampa popolare ad un giornale scientifico altamente rispettato. Capite? Seguendo il ragionamento di Koprowski, una teoria può essere discussa solo se pubblicata su una rivista scientifica. Dunque le mie, le vostre argomentazioni, se non sono pubblicate su una rivista scientifica, non contano. Ovviamente le riviste scientifiche non possono pubblicare qualsiasi cosa, devono fare un controllo di qualità. Il fatto curioso però è che la lettera di Koprowski è piena di errori e imprecisioni. Persino le note sono sballate e nessuno dei fatti esposti da Koprowski confuta veramente la teoria. Curtis ancora una volta non ci sta e riscrive a Science per evidenziare gli errori della lettera di Koprowski. E cosa fa Science? Non pubblica la lettera. Ammettiamo che una teoria per essere discussa deve apparire su una rivista scientifica. Ma se non mi pubblichi, come facciamo a discutere? Ritenevo giusto che ognuno potesse farsi una propria idea, consultare le prove e poi decidere se credere o no alla teoria. Pensavo soprattutto che bisognava sottoporre il vaccino a un esame per scoprire che cosa c'era di fondato in questa ipotesi. In realtà sono le teorie che fanno avanzare la scienza, anche quando alla fine si scopre che sono sbagliate. Mi sembrava che fosse legittimo rimettere tutto in questione, e invece la comunità scientifica mi ha messo sul banco degli accusati e una parte della stampa specializzata mi ha presentato come un rinnegato. Ma non finisce qui. Subito dopo la pubblicazione dell'articolo su Rolling Stone, il Wistar Institute, l'istituto sotto cui Koprowski aveva effettuato le vaccinazioni in Congo, istituisce un gruppo di esperti per valutare la pertinenza della teoria. Dopo 6 mesi vengono presentate le conclusioni del gruppo in una conferenza stampa. Consideriamo la probabilità che l'epidemia di AIDS sia cominciata con l'inoculazione involontaria di un precursore dell'HIV durante le sperimentazioni del vaccino antipolio nel 1957 estremamente bassa. Non stanno dicendo impossibile, ma solo poco probabile. Science pubblica in un brevissimo editoriale che il gruppo di esperti ha demolito l'ipotesi di Curtis. Nessuna riserva, nessun dubbio. Punto. Curtis ancora una volta non ci sta e riscrive a Science per spiegare che il gruppo di esperti non confuta un bel niente. La lettera arriva a Science alla fine del 1992. E cosa fa Science? Non no, sbagliato. Pubblica. Pubblica la lettera e ancora una volta è Koprowski a replicare. Ma questa volta senza lettere, ma con l'apertura di una causa legale contro Curtis e Rolling Stone per la distruzione della reputazione professionale, per la sofferenza mentale ed emotiva, per l'umiliazione e l'imbarazzo. La causa legale impegna Curtis a tempo pieno per quasi un anno, ma non si arriva ad un processo. A fine 1993 i legali delle due parti trovano un accordo che consiste nel risarcimento simbolico a Koprowski di $1.
e della stampa su Rolling Stone di una chiarificazione che precisa che la teoria del vaccino orale antipolio è solo una delle numerose teorie discusse ma non provate sull'origine dell'AIDS. Poi la chiarificazione loda la figura di Koprowski come scienziato e si dispiace se dall'articolo possa essere derivato un danno alla sua reputazione. Ma in definitiva la chiarificazione non ritratta l'articolo di Curtis e nemmeno fa accenno che è stata pubblicata come parte di un accordo legale. I costi della causa ammontano a $300,000 per Koprowski e a $500,000 per Rolling Stone. Perché Koprowski si accontenta di un simile accordo e non va ad un processo? Forse perché, secondo il diritto americano, spetterebbe a Koprowski dimostrare in un processo che il suo vaccino è innocente? Comunque la causa legale ha ottenuto un obiettivo, quello di intimidire la stampa popolare che da quel momento si vedrà bene di pubblicare qualsiasi cosa sul tema. Non pubblicherà più niente perché chiaramente se devo ogni volta che pubblico devo pagare $500,000 è meglio non pubblicare. La carriera di Curtis? Distrutta. Science pubblica in un breve editoriale che Rolling Stone si piega a Koprowski e che Koprowski si sente sollevato. E questa storia poteva finire qui, ma c'è qualcuno invece che non ci sta, che vuole vederci chiaro e che decide di riprendere in mano tutta l'inchiesta. E anche lui è un giornalista, indipendente, come Tom Curtis. Si chiama Edward Hooper, ma a differenza di Curtis, Hooper decide di partire per l'Africa proprio sulle tracce dei vaccini antipolio. La sua ricerca dura la bellezza di 17 anni, trascorsi tra Africa, Belgio e Stati Uniti. Accumula centinaia di ore di interviste con protagonisti e testimoni dell'epoca, consulta migliaia di documenti, traccia una mappa precisa dei villaggi dove ebbero luogo le vaccinazioni antipolio e la confronta con quella dove furono registrati i primi casi di AIDS. Ed infine, nel 1999, Hooper pubblica i risultati della sua ricerca in un libro di oltre 1000 pagine, intitolato The River, il fiume. Buonasera. L'AIDS è causato accidentalmente dai ricercatori? Secondo un libro pubblicato recentemente, l'HIV ha origine dalla scimmia e sarebbe stato trasmesso all'uomo quando in Africa degli scienziati hanno utilizzato cellule di primati per una campagna di vaccinazioni contro la poliomielite. Sentiamo l'autore del libro. L'AIDS è apparso per mano dell'uomo, non per mano di Dio. Un vaccino sperimentale antipolio orale, io credo elaborato a partire da reni e da sangue di scimpanzé e somministrato ad oltre 1 milione di africani nel Congo belga, in Ruanda e nel Burundi tra il 1957 e il 1960, corrisponde esattamente alle prime apparizioni di casi di AIDS. A mio avviso, questa è la via attraverso la quale il virus dello scimpanzé è arrivato fino all'uomo. Su questa cartina si vede la notevole correlazione tra i luoghi dove il vaccino CHAT è stato somministrato in Africa centrale e la comparsa dei primi casi di HIV e di AIDS. Anche Hooper, come Curtis, afferma che il vaccino antipolio di Koprowski è diverso da tutti gli altri. Secondo lui, per produrlo, non vennero utilizzate semplici scimmie, bensì gli scimpanzé, gli animali portatori dell'antenato del virus HIV. Il libro di Hooper crea scandalo e alimenta la polemica. La scienza ancora una volta viene messa in discussione. Hilary Koprowski è nuovamente segnato a dito. Il clamore del dibattito e la precisione delle accuse obbligano Koprowski a scendere in campo. Ho usato del tessuto renale di scimmie provenienti dall'India e dalle Filippine, quelle che si chiamano scimmie rhesus, come pure altre due specie, il macaco amulata e... ho dimenticato il nome della specie delle Filippine, ma tutto questo è documentato. Quindi non ha mai fatto uso di scimpanzé? Mai e poi mai. Purtroppo non esistono documenti precisi sul procedimento usato da Koprowski per fabbricare il suo vaccino.
ma laddove la memoria vacilla sono le immagini d'archivio a mostrare quello che succedeva in Congo. Nel Congo belga, il campo polio diretto dal dottor Courtois conta 86 scimpanzé sui quali si effettuano regolarmente degli esperimenti iniettando loro il vaccino antipolio inventato nel 1947 dal dottor Koprowski. Gli animali si trovano in gabbie provviste di una parete scorrevole che permette di avvicinarsi facilmente alle scimmie per le iniezioni ipodermiche. Così prosegue la lotta implacabile contro una delle malattie più terribili e non ancora debellata. La cosa davvero curiosa è che abbiano messo in piedi una simile struttura, in quanto a quell'epoca si sapeva già benissimo che gli scimpanzé erano delle cavie poco affidabili per verificare la sicurezza dei vaccini. Albert Sabin, l'altro grande ricercatore dell'epoca in materia di vaccino antipolio, aveva dimostrato nel 1955 che gli esperimenti per verificare la sicurezza del vaccino andavano fatti su dei primati inferiori, ai quali bisognava praticare un'inoculazione intracerebrale o intraspinale, vale a dire un'iniezione del prodotto o nel cervello o nel midollo spinale. Gli animali in questione erano di solito dei macachi indiani o delle Filippine. Perciò non si poteva dimostrare un granché praticando esperimenti sugli scimpanzé. Eppure, nel cuore del Congo, Koprowski aveva creato un campo di sperimentazione nel quale si trovava soltanto una specie di scimmia, lo scimpanzé. In 4 anni di vita questo campo ne accoglierà diverse centinaia e diventerà di fatto il più gran parco di scimpanzé mai esistito. A che cosa potevano servire? Ben oltre 400 scimpanzé furono portati al campo Lindi in meno di 2 anni, tra il 1956 e il 1958. Eccetto uno o due di loro, trattati come animali domestici, nessuno di questi scimpanzé è sopravvissuto. È legittimo chiedersi perché siano stati uccisi. E si può ormai pensare che sono stati uccisi perché costituivano una fonte di sangue e di tessuti, di cui una parte, ne abbiamo la prova, veniva mandata all'estero, mentre l'altra finiva nel laboratorio di Stanleyville. Le prove raccolte da Hooper potrebbero avere gravissime conseguenze e perciò costringono gli scienziati a prendere posizione. La sfida si annuncia durissima e Hooper è solo. Inaspettatamente però trova un alleato, uno scienziato di gran fama, il più grande biologo dell'evoluzione dopo Darwin, Bill Hamilton. E così un nuovo personaggio, uno scienziato autorevole, famoso, fa la sua apparizione sulla scena. Si tratta appunto di Bill Hamilton. E che cosa pensa Hamilton? Beh, lui ritiene che lo strapotere delle industrie farmaceutiche sia diventato un vero ostacolo per l'indipendenza della ricerca. Secondo lui devono essere gli scienziati stessi a far conoscere gli eventuali pericoli insiti nelle loro ricerche e che potrebbero avere conseguenze sulla società tutta. Hamilton ritiene quindi che il dibattito sulle origini dell'AIDS debba essere affrontato seriamente dalla comunità scientifica. Ma le sue lettere, quelle che lui scrive alle riviste specializzate, vengono cestinate. Alla fine del 99 però, dopo l'uscita del libro di Hooper, sono i mass media a rendere pubblica la teoria del vaccino orale antipolio. L'idea che questo grande trionfo e vincere la polio è stata certamente una grandissima vittoria possa aver provocato un disastro enorme come l'AIDS è sicuramente una di quelle cose che vi buttano giù dal vostro piedestallo. Bisognava ammettere che era potuto succedere, che forse si era effettivamente prodotto. Mi scontro con questo problema ogni volta che mi rivolgo ai rappresentanti della ricerca medica. È semplice, non vogliono sentire parlare di questa teoria. Si può affermare che gli scienziati rifiutano di sapere, rifiutano di accettare almeno la responsabilità morale, se non quella legale, di quello che è successo con il virus dell'AIDS? Penso proprio di sì, ed è uno degli aspetti più inquietanti di tutta la faccenda.
A mio avviso, qui non si tratta unicamente della questione relativa alle origini dell'AIDS. È il comportamento del mondo scientifico nei confronti di questa ipotesi che è messo in causa. Perché si tratta di una reazione quasi paranoica, di rifiuto. Non credo di esagerare quando dico che è l'ipotesi più odiata dal mondo scientifico. Mi pare che vi siano delle grosse resistenze nel pubblicare qualsiasi cosa sulla questione, come pure nell'esaminare le prove disponibili, una cosa che si potrebbe fare facilmente. Per Bill Hamilton c'era il 95% di probabilità che questa teoria fosse esatta. Perciò decide di partire in Congo con Ed Hooper sulle tracce degli scimpanzé. In una lettera inviata alla prestigiosa Royal Society, l'Accademia delle Scienze Britanniche, scrive: questa ricerca nasce da un fatto del tutto straordinario, e cioè che malgrado ci si trovi in presenza di un'ipotesi del tutto plausibile, secondo la quale la versione umana dell'AIDS sarebbe stata trasmessa dallo scimpanzé all'uomo nella regione settentrionale del Congo, nessuno si è andato sul posto a raccogliere dei campioni da analizzare. Speriamo di riuscire a raccogliere delle feci di tutti gli scimpanzé che riusciremo ad avvicinare. Bill Hamilton ritorna in Congo per un secondo viaggio di raccolta di campioni. Si ammala di malaria e muore nel marzo del 2000. Prima del suo viaggio in Africa, Bill Hamilton aveva chiesto un dibattito sull'origine dell'AIDS. In suo onore, la conferenza si tiene grazie a Robin Weiss e a Simon Wayne Hobson, gli organizzatori. La posta in gioco per la scienza è altissima. Si tratta di dibattere e scegliere tra la teoria del cacciatore e quella del vaccino orale antipolio. È la prima volta negli annali della Royal Society che un cittadino qualsiasi, non uno scienziato, è autorizzato a dibattere una teoria con i ricercatori più eminenti del settore. When I arrived at the conference that morning, I was feeling quite nervous. Quella mattina, arrivando alla conferenza, ero piuttosto nervoso, devo ammetterlo. Non sapevo che cosa mi aspettasse, non avevo mai assistito prima a un dibattito scientifico di questa natura. Sono perciò entrato con i miei appunti e il mio discorso tutto pronto. Prima di andarci avevo preso una decisione. Se la comunità scientifica si fosse impegnata a studiare la questione in modo imparziale, alla fine della conferenza, se ne avessi avuto l'occasione, mi sarei alzato per rivolgermi ai ricercatori presenti. Appellandomi alla loro apertura di spirito e alla loro onestà, avrei detto loro che per me, formato alla scuola del giornalismo d'inchiesta, era giunto il momento di ritirarmi dal dibattito e di mettere a disposizione il materiale che avevo raccolto per lasciar loro continuare il lavoro, se lo desideravano. Perché tanto odio? In primo luogo perché questa teoria sostiene sia stato l'Occidente a portare l'AIDS in Africa. Poi mina la fiducia nel vaccino, mettendo in pericolo la campagna per debellare la polio. Inoltre scredita Koprowski, considerato un eroe. Mostra anche che i virus animali possono essere pericolosi, minacciando la ricerca che si occupa dei trapianti di organi animali sull'uomo. Non spetta a me difendermi, ma a Hooper. Questa riunione non poteva capitare meglio. Penso che sia un'ottima iniziativa, in quanto è del tutto insolita. Un giornalista presenta un'ipotesi priva di prove e sono i ricercatori a dovergli fornire dati scientifici. Volevamo semplicemente che i protagonisti si incontrassero. Volevamo metterli uno di fronte all'altro e non soffocare tutta la vicenda al termine di un ambiguo dibattito. Si trattava di riunire Koprowski e Hooper nello stesso locale per fare in modo che scambiassero i loro punti di vista. Exchanging comments. Credo che oggi ci sarà un vero dibattito e che sarà utile. La partita non si giocherà tra me e Koprowski, credo che vada molto oltre. A chi? A Edward Hooper. Non è a lui che mi rivolgerò, ma al pubblico. Hooper e Koprowski si ignorano. In sala sono presenti tutti i guerrieri. Siamo all'11 settembre. A un anno da un ben più tragico 11 settembre.
Gli arbitri aprono la conferenza in onore di Bill Hamilton, un grande uomo di scienza, esempio per tutti di genialità, integrità e apertura. Applausi. E poi ha inizio la battaglia. Prima confutazione, la datazione al 1931. Non vale, si sa che non è una prova definitiva. Seconda prova, la metodologia usata da Hooper per coinvolgere una correlazione fra luogo delle vaccinazioni e apparizione dei primi casi di AIDS non è corretta. Senza entrare nei dettagli, mi sembra piuttosto difficile sostenere che non ci sia nessuna relazione. Terza prova, non sono mai stati utilizzati scimpanzé. Koprowski e molti altri ricercatori dell'epoca lo confermano. Veramente non esistono documenti. E poi Hooper ha portato testimoni che confermano che invece i scimpanzé venivano utilizzati. Non si vorrà mica credere a manovali africani e mettere in dubbio i ricercatori occidentali. Non si accettano colpi discriminatori. La tripsina elimina l'SIV nelle prime fasi della produzione. Non si sa praticamente nulla su come e dove sia stato amplificato il vaccino e se la tripsina sia stata utilizzata. Il vaccino è stato anche utilizzato su 6 milioni di polacchi, ma è possibile che solo i vaccini usati in Congo siano stati amplificati con reni di scimpanzé. Se la sta cavando bene a parare i colpi, ma adesso questo è fatale. Sono stati finalmente testati i vecchi vaccini di Koprowski. E allora? Non si è trovata nessuna traccia di SIV, né di HIV, né di DNA di scimpanzé, ma solo di scimmie asiatiche. Alcuni bei fatti hanno distrutto una brutta teoria. La teoria muore. La sua morte finale. Il signor Hooper ha usato il termine di fucili ancora fumanti, ma non ci sono fucili, né pallottole, né tiratori, né movente. Di fumoso c'è soltanto la teoria del signor Hooper. Credo che la cortina fumogena apparsa oggi l'abbiano alzata coloro che hanno fatto il vaccino. Alla conferenza si taglia corto. Il giudizio è espresso. La teoria del vaccino antipolio è eliminata dalla riflessione scientifica sull'origine dell'AIDS. Ma la prova che ha segnato la fine della teoria del vaccino antipolio merita a sua volta di essere discussa. Che cosa è stato esattamente analizzato? Ben inteso, i prodotti usati in Congo tra la fine del 1957 e l'inizio del 1960 non esistono più, sono stati utilizzati. Ma uno dei campioni analizzati proveniva da una partita somministrata in Congo. E quel campione, secondo Hooper, avrebbe potuto molto verosimilmente essere contaminato. Si tratta del CHAT 10A11. Ma si tratta proprio dello stesso campione? Forse. Ma la vera domanda è: fu utilizzato in Congo? È stato trovato qui, nel Regno Unito, dove fu spedito nel 1981 dall'Istituto di Sierologia dello Stato di Stoccolma, il quale lo aveva a sua volta ricevuto dall'Istituto Wistar quando fu fabbricato. Era sigillato e non era mai stato aperto. Secondo Weiss, non esisteva più nessun campione del vaccino CHAT usato in Congo. Per quanto riguarda il campione rimasto sigillato dalla sua fabbricazione nel laboratorio di Koprowski negli Stati Uniti, non si può dire che sia stato usato in Congo. Si può dunque, da un punto di vista rigorosamente scientifico, utilizzarlo come prova assoluta contro la teoria del vaccino antipolio? È stata un'altra occasione per gli scienziati di unirsi per procedere a un linciaggio pubblico a Londra, alla Royal Society. Una volta ancora hanno sepolto l'idea che l'HIV provenga dal vaccino antipolio. Non credo che queste ulteriori verifiche siano state fatte meglio del lavoro che le ha precedute. Vi sono sempre e ancora degli enormi buchi neri nelle loro argomentazioni. La scienza si era data ancora una volta ragione. Eppure il libro di Hooper, The River, si basa su centinaia, migliaia di documenti dettagliati che non possono lasciare indifferenti. Nonostante questo, però, gli scienziati alla Royal Society non vi hanno trovato nemmeno l'ombra di una prova. Com'è possibile?
È dunque proprio così facile sbarazzarsi di una tesi che disturba? Veniamo al nocciolo della questione. In più occasioni, stretti collaboratori di Koprowski, che hanno lavorato con lui in Congo, hanno affermato che in quel paese non vennero mai utilizzati scimpanzé per produrre vaccini antipolio. Non solo, hanno anche detto che mai dei vaccini antipolio vennero preparati in Congo. Ma ne siamo proprio sicuri? Per verificarlo, torniamo 50 anni dopo, là dove tutto ebbe inizio, in Congo appunto, alla ricerca del laboratorio di Koprowski, dei testimoni di allora, delle prove. Siamo arrivati nell'ex capitale orientale del Congo belga che si chiama oggi Kisangani. La città ha perso il suo antico splendore coloniale. Gli anni della guerra e della dittatura dopo l'indipendenza del 1960 hanno lasciato il segno. Abbiamo attraversato la città. Appena fuori dall'abitato si erge davanti a noi, imponente, un immenso edificio. Ecco ciò che rimane del laboratorio medico oggi in disuso. È stato l'ultimo di una nuova generazione di laboratori ad essere stato costruito in Congo, soltanto 3 anni prima dell'indipendenza. La sua vocazione era ambiziosa per l'epoca e per una colonia. Ritroviamo un documento scritto dalle autorità belghe nel 1957. Si può rilevare che la fabbricazione di vaccini faceva parte dei compiti di questo istituto. È per capire il legame tra questo laboratorio e il campo di sperimentazione di Lindi che siamo andati a cercare l'unico testimone che Ed Hooper aveva incontrato durante la sua inchiesta, Christophe Baiello. Baiello ha accettato di portarci al campo. Abbiamo risalito il fiume Congo per una 15 di chilometri fino al suo affluente, il fiume Lindi. Il campo era stato costruito su una sorta di penisola, un tempo raggiungibile soltanto con un'imbarcazione. Baiello aveva 16 anni quando cominciò a lavorare nel campo Lindi, che era appena entrato in funzione. Ci rimarrà fino alla fine. Il suo lavoro consisteva nel dare da mangiare e prendersi cura degli scimpanzé. Hanno messo qui questa pietra. Non hanno detto quale fosse il suo significato. Questo è quanto rimane della struttura metallica dei capannoni? Quanti capannoni c'erano? Ce n'erano 2. Questo era il posto dei capannoni. Nell'arco di tutto il periodo ci sono stati 600 scimpanzé. I capannoni, i 2 famosi capannoni di cui parla Gilbert Rollet, il cacciatore di scimpanzé che Ed Hooper ha incontrato nel 1992. È lì che furono rinchiusi i 600 scimpanzé di Lindi. Gilbert Rollet ufficialmente era un funzionario del Dipartimento Acque e Foreste, ma per 3 anni sarà unicamente al servizio del laboratorio di Stanleyville per approvvigionare il campo Lindi. Per un programma di cattura come quello, Rollet dovette fare appello ai più grandi cacciatori di scimpanzé, i pigmei. Per 3 anni un esercito di 200 uomini effettuò circa 120 spedizioni nella foresta in un raggio di oltre 150 chilometri intorno al campo. Di solito venivano uccisi i maschi, mentre le femmine e i loro piccoli venivano catturati.
Quando è arrivato l'uomo bianco, noi eravamo solo dei lavoratori. Non sapevamo niente. Sono venuti così, hanno fatto la loro polio, le loro operazioni. Nessuno poteva sapere. Forse gli infermieri. Noi no, gli infermieri. Conoscevano i loro segreti. Ma quali sono i segreti di cui parla Baiello? Nel campo non resta più niente che possa rivelarceli. Nella giungla si trova soltanto qualche traccia, una pietra che porta delle iniziali e la data di fondazione, 1956, e qualche travetto d'acciaio. Ma alcune fotografie ci danno un'idea di quello che fu il campo Lindi. Queste sono state scattate nel febbraio del 1957. Consentono di datare uno dei viaggi di Koprowski in Congo. La data non è casuale, corrisponde a un avvenimento degno di nota. Il primo grande arrivo di scimpanzé al campo Lindi, oltre una cinquantina, catturati in 2 settimane, una cifra esorbitante. Per la prima volta Koprowski sale sul traghetto e visita il campo di cui è l'ideatore. La visita è importante e viene immortalata a regola d'arte. Una stretta di mano tra i cofondatori, Courtois e Koprowski, e una foto di gruppo. I 4 medici assieme al pioniere del vaccino orale della polio, in mezzo alla giungla, lontano dai laboratori. Si riconosce Ghislain Courtois, il direttore, Hilary Koprowski, Paul Osterreit, Tom Norton, braccio destro di Koprowski, e Gaston Inan, microbiologo che parteciperà alla grande campagna di vaccinazione della Valle Ruzizi. Ritroviamo Inan e Osterreit su questa foto dell'equipe belga scattata nel laboratorio medico di Stanleyville nel 1958. Sulla destra, seduto, si vede Josef van de Pitt, colui che un anno più tardi raccoglierà il famoso campione L70 di Leopoldville. Mi ricordo sempre che la domenica andavo con grande piacere a dare delle banane agli scimpanzé del campo Lindi. Quel campo apparteneva al laboratorio e a volte ospitava fino a 50 scimmie, soprattutto scimmie catturate sul posto, degli scimpanzé della varietà locale, ma soltanto per osservazione. Posso dirle che non ho mai sentito dire, né ho mai visto, diciamo, un massacro degli scimpanzé. De tuerie sur un scimpanzé. Nel suo libro Ed Hooper afferma che 400 scimpanzé furono uccisi a Lindi. Nessuno ne aveva mai parlato. Ma dopo 48 anni di silenzio c'è finalmente un uomo disposto ad infrangere quello che era ormai diventato un segreto. Quell'uomo è Joseph, il capo infermiere durante tutto il periodo d'esistenza del campo Lindi. Avevamo costruito questo campo per metterci gli scimpanzé e quando mi chiedevano di ucciderne uno, io lo uccidevo. Ne uccidevo 2 o 3 al giorno, se me lo chiedeva il dottore. Per ucciderlo, lo facevo entrare nella macchina che avevo. E nella macchina, via, gli tagliavo la gola. Prendevo il sangue e lo mettevo in un boccale di vetro grande così. Poi facevo l'autopsia. Tagliavo qui, tagliavo tutto e poi toglievo il fegato. Non si toglieva la carne, ma i 2 organi che si trovavano qui, che si toccano così, come si chiamano? I reni.
Il dottore li prendeva per portarli nel laboratorio a Kisangani e li mandava in America. Li portava in America. Chi era il dottore col quale lavoravi? Lavoravo con Paul Osterreit. Joseph non ha esitato un secondo. Per lui, Paul Osterreit, stretto collaboratore di Koprowski in Congo, era l'uomo che dava gli ordini. Eppure Paul Osterreit ha sempre negato di aver avuto a che fare con gli scimpanzé del campo Lindi. Anche Baiello aveva finora mantenuto il segreto, ma accetta di raccontarci ciò che ha visto. Si tenevano gli scimpanzé senza cibo per un giorno, a gruppi di 4 o 5. Il giorno dopo si andava a fargli una puntura. La puntura era per neutralizzarli. Rimanevano come paralizzati, non avevano più forze, ma non morivano, soltanto che non avevano più forze. Allora li prendevi per l'operazione, li portavi via, andavano con Joseph per fare l'operazione e dopo li buttavamo, li mettevamo sottoterra, non li mangiavamo, li gettavamo. Quando si fa l'operazione l'animale è ancora vivo, è cosciente, vede, urla. Scimpanzé operati ancora vivi per prelevarne organi e sangue. Sono dichiarazioni sconvolgenti che smentiscono quanto detto da Josef van de Pitte. Dichiarazioni che aprono altri interrogativi inquietanti. Questo perché? Prima di tutto perché bisogna sapere che all'epoca la principale ragione per prelevare organi da animali ancora vivi era quella di preparare appunto culture di tessuti, l'ingrediente indispensabile per fabbricare i vaccini. Ma allora, potrebbe essere successo che i reni degli scimpanzé allevati a Camp Lindi siano stati poi utilizzati nel laboratorio medico di Stanleyville? Non ci sono prove certe, note scritte, dati statistici, incarti di qualsiasi tipo che lo confermino, nero su bianco. Ma un documento eccezionale sembra essere quella prova che mancava. È l'intervista a uno dei ricercatori di Stanleyville, appunto. Un'intervista rilasciata nel 1992 a Edward Hooper. Il virus era coltivato su cellule renali, reni di scimpanzé. A quell'epoca la cultura di tessuti si faceva in bottiglie come questa. Era perché all'inizio le cellule renali di scimpanzé si moltiplicano facilmente ed era un buon substrato per il virus della polio. Quello che è importante è che in questa intervista Ninan continua a ripetere che facevano delle colture con cellule renali di scimpanzé. Nel mio libro The River non ho avuto altra scelta che prendere atto di una sua successiva smentita. Nel frattempo Gaston Ninan è morto, ma sono del tutto convinto che la prima versione che mi ha dato sia quella giusta. È una rivelazione stupefacente. Secondo Gaston Ninan non vi sono ambiguità. Parla del tutto naturalmente della coltivazione del virus della polio su tessuti renali di scimpanzé. Certamente la questione delle colture di tessuti è la chiave di questo mistero. Com'è possibile che oltre 1 milione di dosi di vaccino siano state somministrate senza essere state fabbricate sul posto? Jacques Cagnamat era uno degli assistenti di Paul Osterreit. Giunto a Stanleyville nel febbraio del 58, lavorava nella camera sterile del Dipartimento di Virologia. Lui può sapere da dove arrivavano i vaccini.
Era Osterite stesso a prepararli. Ma non invitava nessuno per assisterlo. Quando li preparava, nessuno poteva vedere. Il nostro ruolo consisteva solo nel vaccinare la gente. Era un vaccino per via orale? Sì. E contro quale malattia? Era il vaccino che si usava per i bambini, quello contro la poliomielite. E se non permetteva di assistere ai suoi lavori, come sapete che era il dottor Osterita a preparare il vaccino? Lo so che li preparava lui perché quando mi ha chiamato mi ha detto di preparare i flaconi. Mi ha detto puliscili e sterilizzali per metterci dentro il vaccino. Lui l'aveva preparato in un grande recipiente, così, sterile. E io l'ho suddiviso. In quelle condizioni non sarebbe potuto venire da lontano, perciò era lui che lo aveva preparato. C'è un altro testimone che può sapere la verità. Era il responsabile delle analisi al laboratorio di Stanleyville. Il suo nome è Pierre Dupagne. Certo che lo scimpanzé è intervenuto nella composizione del vaccino antipolio, ma a quale stadio e a che livello io proprio non lo so. Non vedo perché avremmo fatto tante storie con gli scimpanzé se non era per servirsene a scopo scientifico. Era in primo luogo a scopo scientifico che li usavamo. Non ho altro da dire. Ho già detto abbastanza, ho perfino parlato troppo. Due mesi dopo la nostra visita, Ed Hooper ha rivisto Pierre Dupagne. Ecco la registrazione della loro conversazione. La coltura era sterile. Consegnavo la coltura sterile a Osterrit e a Ninan. Per fare cosa? Non so. Questa coltura di tessuti era fatta a base di scimpanzé? Di scimpanzé. Ancora una domanda, Pierre, prima che me ne vada. Quante volte, a suo avviso, avete preparato questa coltura di tessuti sterili a base di scimpanzé per Osterrit? Spesso. Spesso? Sì. Colpo di scena. Uno degli ultimi attori ancora vivi di questa vicenda sempre più misteriosa ha avuto il coraggio di rivelare quello che altri vogliono tenere segreto. Colture con reni di scimpanzé venivano preparate nel laboratorio di Stanleyville. Per farne cosa? Per produrre forse vaccini antipolio? Il testimone intervistato da Hooper, l'avete sentito, dice testualmente: è evidente che lo scimpanzé è intervenuto nella lavorazione del vaccino della polio. È una prova sufficiente? Sì? No? Non è facile rispondere, la risposta la lasciamo a voi. Quel che è certo però è che tra il 57 e il 59 un milione di persone ricevettero il vaccino sperimentale di Koprowski, una campagna che all'epoca venne condannata addirittura dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In una lettera confidenziale nel 1958 uno dei suoi responsabili scriveva: «I test del Congo belga sono per me l'esempio perfetto di come simili sperimentazioni su larga scala non sarebbero mai dovute avvenire». Sarebbe del tutto ingiusto scaricare solo su Paul Osterrit tutte le responsabilità di quanto è avvenuto, vale a dire la fabbricazione del vaccino a partire da cellule di scimpanzé. Lui era soltanto un sergente, sono i generali che dobbiamo cercare. Il suo capo, Ghislain Courtois, responsabile del laboratorio medico di Stanleyville, approvava chiaramente queste pratiche. Su questo non c'è nessun dubbio.
Osterrit aveva imparato le tecniche di coltura di tessuti al Wistar Institute soltanto pochi mesi prima di cominciare a preparare questo vaccino su tessuti di scimpanzé. Era stato chiamato là appositamente da Hilary Koprowski. Non c'è il minimo dubbio che sia il dottor Koprowski il responsabile finale di questa vicenda. Se non fosse stato d'accordo, se non avesse diretto lui le operazioni, questa concatenazione di fatti non avrebbe avuto luogo. Non sono al corrente e non penso che i belgi sappiano qualcosa. Dovreste prendere queste prove con le pinze. Ma non poteva succedere a sua insaputa? È possibile che abbiano usato dei reni di scimpanzé senza che lei ne fosse al corrente? No, era impossibile fare una cosa simile. Ancora una volta Koprowski dice di no. Mai scimpanzé furono usati per produrre il vaccino della polio. Possiamo accontentarci di questa risposta, non supportata da alcuna prova, da alcun protocollo sperimentale? Si tratta di una risposta fondamentale, perché non dimentichiamocelo. Ci furono 1 milione di persone che ricevettero il vaccino sperimentale di Koprowski, vaccino che forse potrebbe essere all'origine della pandemia dell'AIDS. Pensate che a questo punto non sia poi così importante sapere? Beh, allora sentite cosa scriveva Bill Hamilton in proposito. L'impossibilità di scoprire la verità, di condurre un dibattito pubblico, di analizzare quello che potrebbe essere successo, fa sì che la scienza continui a creare le condizioni per cui disastri simili o addirittura peggiori si possano ripetere. Beh, credo che siano parole che debbono fare riflettere e che poi tra l'altro segnano anche l'epilogo di questa serata. Però prima di concludere definitivamente vorrei lasciare l'ultima parola al linguaggio teatrale che ci ha un po' condotto nel corso di questa serata, a Christian Biasco, con un altro contributo tratto dalla sua pièce teatrale L'origine del male, che potrete vedere a teatro il 4 dicembre a Lugano. Se il vaccino usato in Congo si dimostrerà non essere il modo in cui l'AIDS è iniziata nell'uomo, sarà perché la medicina fu fortunata, non perché fu infallibile. Tom Curtis, 1992. I vaccini antipolio moderni sono ancora oggigiorno prodotti utilizzando reni di scimmia. Voglio forse dirvi che i vaccini antipolio moderni sono pericolosi? No. Anche se sarebbe meglio non utilizzare più reni di scimmia. Credo comunque che l'esperienza acquisita in 50 anni li abbia resi molto sicuri. Assolutamente non voglio che questo lavoro venga preso per dire che le vaccinazioni sono un male. Proprio grazie ai vaccini antipolio la poliomielite non esiste quasi più. Ma se la teoria dovesse risultare vera, bisognerebbe forse incolpare Koprowski? Ma che servirebbe? Io credo che sia molto più importante chiederci qual è la responsabilità strutturale. A che cosa ci porterà una società basata solo sulla competizione e l'individualismo, dove conta solamente chi è più forte, chi ha di più, chi vende meglio, e solo dove chi arriva primo vince e dunque per forza qualcuno deve perdere. Sempre più persone o intere compagnie si spingeranno ad assumere rischi sempre maggiori, anche se questo potrà portare a disastri di vaste proporzioni. Ci sono altre situazioni in cui si richiede prudenza. Chi decide quando il rischio è accettabile e come? Io credo che comunque simili decisioni spettino alla collettività e non agli scrupoli di un team di ricercatori. Credo poi che questa storia soprattutto insegni come sia importante sviluppare l'elemento fondamentale della scienza, il proprio senso critico. E poi, scienza non vuol dire verità, certezze, ma scienza soprattutto significa riconoscere i limiti della nostra conoscenza. Ma secondo voi,
La teoria del vaccino orale antipolio è vera o no? Io non posso che rispondervi in modo estremamente scientifico. Non si sa.